non saremo uniti, sai come finirà? Finirà come è stato negli ultimi 30 anni, caro Peppe. Certo, ma non ti concerto, certo, ma non devi interrompere. Ma non è un'accusa a te, non è un'accusa a te. Non devi interrompere. Peppe, non è un'accusa. Peppe, ma non è, ma perché te... Perché io non concordo con nessun partito al quale... Ma non mi sto rivolgendo a te, non hai capito, non sto dicendo che sei tu. Ma non sto dicendo che sei tu, scusa. Beh, altrimenti mi viene da pensare che scusassi uno per accusassi manifesta, caro Peppe, non è così. Non è così, io sto parlando della storia di questo territorio degli ultimi 30 anni, degli ultimi 30 anni, quando per motivi di partito ci siamo venduti la ferrovia, ci siamo venduti la sanità, ci siamo venduti la nostra storia, la nostra cultura. Io vorrei costruire per i nostri giovani un futuro diverso, io apposta sto qui, e apposta che la compattezza dei colleghi sindaci, per stare tutti quanti insieme e puntare i pugni sul tavolo e costruire tutti insieme una città metropolitana diversa e non succubi di Reggio Calabria. E questo è quello che non voglio. E se lo chiamo principino perché lui in questo momento ci sta trattando da sudditi e noi non siamo i sudditi né di Reggio Calabria né di Falcone Dragolo, Peppe, e per questo dobbiamo stare tutti quanti uniti e compatti per dare risposta al territorio, per dare risposta ai cittadini, a quei cittadini come Peppe che non vanno più a votare perché sono stanchi della politica, si sono rotti i coglioni, scusatemi il termine, ai cittadini, e chiedo scusa alla signora.